Che apre il corpus delle verrine e l'accusa gli viene assegnata. E così Cicerone inizia la sua lunga corsa contro il tempo. Già, perché da lì a poco la legge costringeva a far finire comunque sia l'istruttoria entro il tempo concesso, pena l'annullamento del processo. E naturalmente Cicerone ci riesce. Ma tu credi veramente che sia bene l'oggetto di questa generale preoccupazione per la pubblica moralità? Ma bene non è che un pretesto per perseguire altre ambizioni, fuochi impuri che bruciano copertamente, ma neanche tanto, e che hanno per vittima la libertà. Quella di cui sono vittime ora soltanto gli schiavi. Sta a noi impedire che sia tolta a tutti i cittadini. A me pare, Ortensio, che sarebbe un disonore mortale per il Senato una soluzione di Verre. Sarebbe come se il Senato ne assumesse le colpe, le giustificasse e stabilisse un precedente orribile che pretendesse di legalizzare ogni abuso. È solo una condanna di Verre che può salvare la situazione e ridare fiducia agli alleati. Una condanna politica è già stata espressa. Ma occorre una sentenza pubblica, una condanna formale. Coinvolgerebbe tutti noi, ma non capisci? Onesti e disonesti, senza distinzione. Io intendo assumere questa causa, tanto per dimostrare, fra gli altri a me stesso, che esistono ancora persone oneste, in grado di dare una mano allo Stato. Io manderei te e il tuo amico Gaio Verre a pulire le strade dagli escrementi. Potremmo raccoglierli in cofanetti e venderli come ricordo di Roma. Potrebbe essere anche un insegnamento per i posteri. Ma come ti permetti di venire qui in casa mia a parlare di traffico di escrementi quando gli sgherri di Verre, che tu hai la pretesa di difendere, hanno appena massacrato Gavio e ne hanno gettato il cadavere in un pozzo lungo la strada per Messina? Un cittadino romano! Verre non ha più alcun ritegno. Le cattive notizie si susseguono una dietro l'altra da quando io ho accettato di dare la caccia a questa belva umana. Perché Verre non morì vicino a Tunisi. Morì nella sua sontuosa villa di Civitavecchia, quella villa che si era fatto costruire appositamente per custodire la sua collezione. Forse ti si è sovrapposta l'immagine di un altro fatto avvenuto sempre a Roma, sì, ma nel 1993. Sì. Sì, sì, io mi ricordo, cioè nel senso, poco, avevo un anno però. Avevi un anno, allora se te lo sei ricordato? Mi sono documentato. Bene, allora. Ecco il fatto.
1993, in Parlamento, furono respinte le autorizzazioni a procedere per corruzione e ricettazione che la magistratura aveva richiesto contro un potente uomo politico. Parecchi manifestanti si erano riuniti davanti all'albergo dove costui risiedeva. Alcuni erano venuti per congratularsi con lui per lo scampato pericolo, ma la maggior parte era venuta per contestarlo quale simbolo più importante del malcostume e della corruzione diffusa in tutto il paese. Come apparve sulla porta dell'albergo, partì una pioggia di oggetti più disparati: piccoli sassi, sigarette e soprattutto monetine. Chi non lanciava nulla teneva in mano delle monete e delle banconote da 1000 lire e cantava: vuoi pure queste? Vuoi pure queste? Vuoi pure queste? Tra l'altro, nel pomeriggio si era già verificato un fatto eclatante. Durante un'intervista al telegiornale fatta per strada, una motocicletta passò accanto al signore in questione e gli occupati gridarono: a ladro! Ma così forte che il grido finì registrato nel servizio TV, che naturalmente andò in onda. Siamo nel 93 avanti Cristo o siamo ai giorni nostri? Io penso che convenga per pensarci un po' su e che poi ognuno di noi tiri le sue conclusioni.